È un derby, una partita sentita. Il Nardò ha bisogno di vincere. Il Nardò che ha raggiunto quota 40 in campionato ed è quasi salvo, se quello era l'obiettivo stagionale, ma adesso non si pone limiti. Si caricano in stile rugbistico. Dovremmo esserci ancora qualche istante. Si comincia, è cominciata. Nardò Fasano con il primo pallone manovrato da De Giorgi. Parte Caputo, secondo palo, il pallone che passa, viene poi allontanato. Lezzi, grande apertura con il contagiri. Caputo, zona tiro, non riesce ad indirizzarla. E parte Caputo, guarda la porta, il pallone passa, Suma. Evita l'1-0. Prova l'apertura dall'altra parte, occhio alla conclusione, la chiusura decisiva di De Giorgi. Caputo, lui guarda già la porta, Caputo rientra, poi serve Torres, i due non si sono capiti. Nicolau, cosa si è inventato qui Nicolau, che la mette dentro, diventa buona per Cancelli, Cancelli si coordina, pensa per un attimo alla conclusione, prova a passare, va col sinistro, in porta, forte, trova però Suma. Occhio a Gentile. Bernardini, zona sinistro, lo prova Milli, evita guai peggiori con il calcio d'angolo. Qui con il tacco prova a far passare questo pallone, per fortuna del Nardò non l'aggancia Bernardini. Sterza Melillo, prova a calciare, palla alta, ma ancora una volta un tiro da fuori. Lezzi, gran sterzata, Lezzi, palla sul limite, Rimoli, zona tiro, Rimoli, ci mette troppo e calcia fuori. È cominciato il secondo tempo con il Fasano a giocare il primo pallone, c'è bisogno di una svolta che può arrivare adesso. Parte Caputo, va in porta, sfiora l'incrocio dei pali, grandissima occasione per il Nardò, come al solito, con Caputo. Lo butta via, palla che rimane lì, prova una conclusione, diventa un assist, la conclusione poi è il gol del vantaggio, ha segnato Melillo, il Fasano è avanti. Era nell'aria questo gol, nel Nardò non preciso in fase d'uscita. Palla per D'Ambros, occhio alla sua velocità, D'Ambros prova a calciare, palla che termina sul fondo. Poi Urquiza prova un lancio per D'Ambros che è velocissimo, D'Ambros prende il tempo, poi Milli fa un miracolo e D'Ambros non trova lo specchio della porta. Gallo qui ruba il pallone, però ne ha tre addosso, riesce in qualche modo a farla passare per Cancelli che calcia forte, il pallone poi rimane lì. Ci sono tutti i saltatori nell'area, Caputo va dentro, un colpo di testa che sfiora l'angolino, è stato Valsano a provarci. Palla dentro, un colpo di testa che non trova per un soffio la porta, ci ha provato ancora una volta Romeo, Nardò veramente sfortunato. Prova il Fasano a chiudere la partita con questa conclusione che però è distante dalla porta di Milli. Attenzione a Lopez salta Milli e poi trova l'esterno della rete. Qui Stranieri si prende una licenza e poi si prende anche il cartellino rosso. Nardò che termina la gara in 10. Fa ormai l'ala d'attacco, Nicolau, cross dentro, Torros di testa. Attenzione poi a Caputo che si coordina. Bascialpi sotto l'incrocio, ha pareggiato il Nardò dopo una partita complicatissima. Il gol di Alessandro Scialpi toglie le ragnatele dall'incrocio. Palazzo può metterla sul secondo palo, Caputo con la testa, Torros, rinvio dal fondo. Nardò ha rischiato di vincere questa partita, ma finisce qui. Per quanto visto in campo, il pareggio è ottimo, lo raggiunge Scialpi al 48esimo del secondo tempo, con una punizione magistrale, finisce 1-1 tra Fasano e Nardò.